compositore, produttore musicale, papà, figlio, un po' tutto. Nonno. No. Sì, certo, mio figlio Axel ha già due bambini. Magurissimi, da un po' quindi. Sì, sì. E com'è essere nonno? Ma non è che io sia bravissimo. Sto ancora lavorandoci. Però mi appassiona, non so. Mi piace che lui dica... Non sono ancora bravissimo, eh? Attenzione. Beh, una cosa è fare ieri il padre, fare nonni. Il nonno è un'altra cosa, eh? Ti hanno festeggiato ieri la festa no, dei nonni? No, proprio non mi hanno calcolato. Quindi si vede che... Massimiliano, recuperiamo. Diciamo a tuo figlio Axel che ieri, il 2 ottobre, è la festa dei nonni, che i nipotini potrebbero mandare un videomessaggio per il nonno, potrebbero invitarlo. Sì, ma mandano disegni, sono carinissimi. Però ieri no. No, ieri non ci siamo... Però anche tu fai qualcosa per questi nipoti? Porto il piccolo sul trattore. Lui ama i trattori, allora andiamo in campagna e lo porto sul trattore. Ma io sono convinto che l'agraria è il futuro con la musica. Musica e agraria. Beh, quindi diciamo che il nonno fa poco, ma fa quelle poche cose le fa bene. Ma ci provo, faccio tentativi, vado a tentoni. Esatto. Allora, tu sai come funziona il nostro titravolte? Lo ricordiamo anche per le persone a casa. Ogni volta ti darò due fotografie che rappresentano un po' o momenti della tua vita oppure dei bivi e dovrai decidere quale secondo te è il momento giusto per tritare oppure per tenere. Quindi è abbastanza semplice, diventa però complicato quando magari hai di fronte a te due momenti della vita che ti piacciono tutti e due, lì però devi fare una scelta, Massimiliano. Vabbè, ma la memoria non si può tenere comunque, anche negativa, dovesse essere? Allora, bisogna tritare per forza. No, volendo puoi anche tenere. Potrebbe Vabbè, essere allora, anche un dai, colpo di scena. Proviamo e vediamo. Tua mamma sa che sei qui? Sì. Ah sì? Questa cosa mi imbarazza. Anche a me. Devo dire la verità. Allora, così per non sbagliarci, la rivediamo e la riascoltiamo. Così, per non sbagliarci e prendere un po' di... un sospiro. Va bene, per togliere un po' di imbarazzo. Quando è partito e filmato, ma non lo ripetiamo, Massimiliano. Avete messo, la stavo pensando, dimmi. Qui è il momento di Dario Salvadori, eh? Se dobbiamo parlare di discografia avete il massimo esperto, però stiamo vedendo delle cose, alcune dei primi anni 60, dove lei era al primo posto in classifica e lei era al primo posto in classifica nel 2023. Cioè, capite? Avendo fatto in ogni decade un posto al numero un'era, uno. Esatto, Dario. Perché lei venne inquadrata fra le urlatrici, ma in realtà era molto altro, perché intanto aveva dei buoni gusti musicali fin da ragazza, amava Caterina Valente, che poi si sono rincorsi in casa a Lugano, amava Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e tanti altri, e i musicisti facevano il diavolo a quattro per dargli le canzoni. Allora Tintarella di Luna era di Bruno De Filippi, il suo chitarrista, poi arrivò Tony De Vita che gli scrisse questa qua, c'era in una stanza, o meglio gliela arrangiò e mise gli archi, avete sentito, eccetera. Poi arrivò Luttazzi che gli fece la Zebra Poi, e poi arrivò anche Ferrio che poi ha aiutato anche te come arrangiatore. Ma se tu pensi, giusto, che poi è arrivato Blanco che le ha proposto un pezzo, ma certo, incredibile, ci arriviamo al 2023 con lui, la possiamo sentire la canzone? Lei è
La possiamo sentire la canzone di Mine Blanco, perché è incredibile, no? Com'è? La cosa carina è che è lui che ha cercato che lei. Ci siamo trovati sotto un chiaro di luna, forse un po' strutricciati da una storia vissuta. Poco dopo eravamo sedi sopra la pietra, poi capelli in mano come una mattina. Infatti ho letto che è stato proprio Blanco a cercare tua mamma. Ma sai che tantissimo, ma pazzesco, questi ragazzi, proprio quelli dell'ultimissima generazione, tantissimo cercano lei, perché si vede che benché siano distanti come età, però lei è un punto di riferimento musicale. Ma quando perché Blanco... poi non l'hanno neanche mai vista né in televisione né dal vivo, no? No? Però le canzoni... Quindi è un punto di riferimento per quello che è stata la sua ricerca musicale. E è affascinante questa cosa. Però è anche bello perché lui ha puntato in alto, di più dell'alto, e tua mamma ha detto sì. Beh, ma il pezzo era molto carino, quindi sai, lei pensa sempre prima alla canzone, se la canzone è forte. Poi Blanco è forse il ragazzo più interessante di questi ultimi, E quindi tu sei stato contento di questo? Ma sì, secondo me, io ho sentito il pezzo e secondo me questo funziona, e infatti è funzionato. Alzate un po'. Un sentimento puro, non ho futuro se ti prendo. Non si sono incontrati però per no, registrarla, ma questa cosa non vengono sempre succede. Fatti a distanza, sia da una parte all'altra dell'oceano come anche se si è vicini. Ma loro si dispiacciono di questa cosa oppure no? No, dipende, perché dipende il progetto, sai, in questo caso era un one shot, una canzone, cioè il disco Mina Fossati, lì Ivano scriveva per questo disco e quindi si sono molto parlati, molto quindi di più, c'è dicono... un rapporto molto più vicino. Non si lamentano? No, dipende dal caso, sai, è lavoro, anche se poi passione, però è lavoro. In dipende questo caso, cosa Blanco, fare. Ti è piaciuto l'approccio che ha avuto? Ma guarda, io ti devo dire che in un paese dove succede qualunque cosa, che abbiano massacrato un ragazzo che ha dato due calci ai fiori, insomma, sembra anche eccessivo, no? È stato proprio massacrato per questa cosa, che va bene, fuori luogo, però... Pensa a lui come è rimasto, come l'ha vissuta, no? Perché appunto parliamo di un ragazzo molto giovane. Stai parlando di uno che aveva 18 anni in quel momento lì, insomma. Fra le varie cose che un ragazzino può fare per errore, non mi sembrava la più grave in assoluto. Ne avete però, parlato? Non hai visto? No, no, no. Vabbè, bella questa cosa però che gli dici. Io la vedo così. Beh, tra tutti quelli che l'hanno massacrata... Almeno c'è una persona che in maniera così chiara lo sta dicendo. Certo, da noi a casa... Ma sì, ma una cosa fuori luogo può succedere, ci può stare. Puoi fare un errore, però, voglio dire, il metro con cui lui è stato giudicato è stato pesantissimo. Tu hai mai fatto una cosa fuori luogo? Ma qualche cazzata l'abbiamo fatta tutti, sì, no? Non c'è dubbio. Ecco, gli è uscita. E il tuo papà? Non c'è dubbio. Mio padre è stato uno che ha vissuto una vita molto intensa e quindi credo si sia anche molto divertito. È stato molto serio per il suo lavoro e poi molto affamato di vita e credo però che sia riuscito a fare quello che voleva. Sempre. Allora lo vediamo sul set con Visconti. Dunque, gli sono andato dietro fino a che non l'ho visto che andava per i prati insieme a una bionda. Da che parte? Verso il sottopassaggio. Vanno sempre lì in Caporella. Basta andare giù dalla riva, vicino dove passa la ferrovia, in mezzo ai prati della Ghisolfa. Ma ci possiamo sbagliare. Potrebbe essere pure che non è lei, no? Ehi, non fare il bamba. Se te lo dico io che è lei. Va bene. Andiamo avanti, forza, andiamo. Come faccio a fare le loro porcate con sto freddo della miseria? Dai, cammina! Ferma! Ehi, Romeo, siamo qui! Calma. Lo sentite? Vuole buttarmi fuori, signore. Nadia, avanti, calma. Sarebbe la prima volta che mi si vuole cacciare via. E piantala anche tu. Calma. Non mi rompere le scatole, tu. Calmati. Non mi rompere le scatole, capito? Uno dei più grandi attori di grande successo, uno affascinante, amatissimo. Era un bello vero, però poi alla fine era anche un grande attore. E un padre? C'era queste cose sovrapposte allora, no? Anche se vedi il cast di quel film meraviglioso di Visconti, erano tutti bravi, tutti giovani, eppure, insomma, c'è una qualità importante. D'altronde venivano al cinema, dal teatro, quindi con una preparazione. E come padre com'è stato? Ma lui non ha più di tanto provato a fare il padre, ha più che altro cercato con me un rapporto da quando ha ritenuto che potevo capire.
quindi dai 14 anni in avanti, e lì è stato un uomo che aveva un punto di vista della vita molto affascinante, molto interessante. Fino a 14 anni come sei cresciuto? Ma secondo lui non potevi capire, quindi non c'era grande dialogo, ma va bene così, sai, stiamo parlando di una generazione di diversa. Uomini... lui, suo padre era morto appena alla fine della guerra, quindi era un orfano, non aveva grande dimestichezza con quel lavoro lì del padre. E poi erano generazioni dove erano abbastanza anaffettive, no? Magari con grande amore, però non con grandi... Però tu poi a 14 anni hai recuperato questo sì, rapporto. Ma guarda, perché io ho capito che era una persona di un fascino estremo, intelligentissimo. Bellissimo. Era molto bello, lui veramente è stato sempre un uomo bellissimo. E... Amato? È stato sempre molto amato dalle donne. Io mi ricordo che quando avevo, non so, 20 anni, 25, sì. nel massimo della mia mascolinità, andavamo al ristorante e lui, uscendo, aveva nel cappotto tutti i bigliettini con scritto «Ero seduta con mio marito davanti a no. te» e il numero di telefono. E io dicevo «Ma perché li mandano a te questi bigliettini?» Perché lui comunque era un uomo che aveva un grande fascino proprio. Questa cosa ti imbarazzava oppure ne parlavi con lui? No, gli chiedevo. Ma lui minimizzava, era molto, gli piaceva essere bruto, rude. Ti portava sui set, a teatro? Quando ero piccolo passavo il mese con lui e spesso stava provando, quindi... Quindi non giocavi, non ti divertivi, stavi lì e guardavi. Sì, cioè... ti mettevi seduto e guardavi quello che succedeva, leggevi un Topolino se ero piccolo, no? Però era molto affascinante. Lui era anche molto amico di Califano? Lui era anche molto amico di Califano. Beh, bella coppia insieme. Sì. Beh, hanno fatto il loro periodo, sicuramente. No, immaginate, insomma, Califano e Pani. No, un attimo, perché... Invece Califano era molto affettuoso con me. Era molto affettuoso molto, con sì, te? Lui era molto affettuoso, sì. Ti faceva un po' da zio? Chiamava, pronto, Sor Core de Roma. Come? Sor Core de Roma. Sor Core de Roma. Sì, fantastico. Personaggioni. Sì, è un tipo d'uomo che non c'è più, eh. Poi molto diversi, mio papà forse più intellettuale, però due intelligenze brillanti e due caratteracci. Però è bella questa cosa che hai recuperato dopo il rapporto con il tuo papà. Assolutamente, ti devo dire che a me manca molto potermi confrontare con lui, perché aveva un punto di vista delle cose sempre molto personale, intelligente. Era un uomo fuori dagli schemi. Questo lui si è permesso di vivere a modo suo tutta la vita. Questa forse è la cosa che accomuna i miei genitori. Beh, che hanno fatto dei però. Percorsi loro. Cioè hanno trovato un modo per fare il loro lavoro come volevano. E questo è intelligenza, è talento. Tanto talento anche. Sì, anche tanto lavoro, tanta cultura di questo lavoro qua. Insomma, non a caso. E allora a proposito di tua mamma, a un certo punto lei decide di ritirarsi. Quindi immaginate Mina, no? Se non si fosse ritirata adesso, i selfie, tutto l'aspetto social, mediatico, completamente diverso dagli anni 90, 2000 in poi. E quindi ti metto un selfie, una volta che potrebbe essere buona o non buona, e dall'altra parte invece l'assenza di Mina. A un certo punto lei si ritira. Ma sai, lei ha capito tante cose prima degli altri. Che è poi la cifra dei grandi artisti, quella di capire che sta succedendo una cosa un attimo prima. È successo nella storia dell'arte, è successo nella letteratura, nel cinema. No? Lei ha capito che la televisione stava cambiando, ha detto va bene, se non si può più fare quello che stiamo facendo adesso, faccio altro, che poi l'altro è la sua discografia, lei si è concentrata su quello. E nonostante che abbia fatto una scelta come quella, quindi no televisione, no spettacoli e neanche promozione sui dischi, cioè zero. Zero praticamente. Eppure ti dicevo prima, no? Cioè, quindi la sua volta buona è stata l'assenza? Sì, ma una delle persone più ancora nella società che ci sia, proprio presente. Cioè in televisione tutte le sere, tra te che te, è comunque sempre quello che fa ha un peso, quello che fa nei suoi dischi. È molto affascinante. Quindi sociologicamente trittiamo i selfie. Ma allora i selfie, sì, cioè è stata la volta buona il fatto di essersi ritirata. Guarda, tu però eri un ragazzino quando lei l'ha fatto, hai visto quegli ultimi concerti. La cosa affascinante sociologicamente, no, è che lei nel 74 a 34 anni aveva fatto tutto e ha fatto tutto quello che tu vedi. Lei l'ha fatto entro i 34 anni, che è l'età che iniziano. Inizia, oggi esatto, vedi gente che arriva sui 30 anni.
E poi si è concentrata a fare altro, ma quell'altro che lei ha fatto è rimasto presentissimo, cioè ha fatto 20 numeri uno in classifica, ma non promuovendo i dischi, non facendo la televisione, non facendo i concerti. Cioè la sua forza è stata quella di riuscire a cambiare, a trovare qualcosa da dire e rimanere in contatto col pubblico fino a vedere che c'è un ragazzo di 19 anni che la cerca, che è il più forte e riesce, adesso, che la cerca, no? E perché riesce poi. Per lui si vede che rappresenta qualcosa. Questo è affascinante da un punto di vista sociologico, ma anche poi della sua scelta musicale. E da figlio sei stato molto bravo a poter realizzare tra i più grandi dischi di Mina e Celentano, perché c'entri tu. Ho fatto il mio lavoro, cioè io sono stato... certo, sai, la musica in famiglia è materia di cultura familiare, non c'è dubbio. Però tu sei riuscito a realizzarlo. Io ho fatto il mio lavoro, che è un lavoro dietro le quinte, no? L'arrangiatore e produttore. Ho avuto la fortuna che sia Mina e Celentano, come anche Vanni Fossati, insomma, mi hanno affidato il pacchetto. E io ho fatto il mio lavoro, però qui... Beh, il tuo lavoro è stato un capolavoro, le stelle però. Sono loro, però, eh? Ognuno fa il suo. Beh, secondo qui abbiamo me, un regista, però... il mio lavoro è un po' come il regista, capisci? Quindi... lo so, però se il regista non ti inquadra bene, sei tu il che risultato conduci, non però. È fantastico. Sì. Quindi prenditi il merito, vediamo. Ognuno deve fare il suo lavoro. È un... Le rose e i violini, questa sera raccontali a un altro. Violini e rose, li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascolta. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole.60 secondi con Massimiliano Pani, sottolineavamo proprio quanto fossero parole di Massimiliano, due matti, Mina e Celentano insieme. Lo sono tuttora, sono moderni, sono avanti, sono speciali. Sono speciali. Diversi, molto diversi, ma a loro modo. E poi dopo tornano insieme grazie a Massimiliano Pani, proprio con una delle tante canzoni poi del loro CD, anche grazie a te, va bene Massimiliano? Questo è uno dei pezzi che ho arrangiato, ma poi abbiamo fatto anche un altro disco nel 2016, che professor è stato un Broccoli. Altro grande successo. Due Madalina, matti l'ha definito ben ritrovato, Massimiliano. Buongiorno professore, che piacere vederla. È un piacere mio. Io sono un ammiratore del professor Broccoli. Come elegante, professor Broccoli. È una figura... Mi fa diventare rosso perché c'è una timidezza di fondo da sempre presente in quello che dico. Quello che stiamo per dire fa parte della leggenda, perché molte delle cose che dirò, che racconterò, sono leggendarie, ma sono reali. Prima tu, Massimiliano, hai detto una cosa giustissima. L'intellettuale, l'artista vede il futuro, vede quello che succederà e magari decide di ritirarsi fuori. Era il 1966, qui in questo palazzo di Via Teulada, Mina faceva Studio 1, quindi al primo piano, e invece in questo studio Maurizio Costanzo e Ghigo De Chiara realizzavano Aria Condizionata, che aveva come sigla una canzone che tutti quanti conoscono. Che succede? La canzone la sentiamo subito e poi vi racconto come dovrebbe essere nata. Questa è la canzone. Lo stupore della notte spalancata. Grazie.
vengono i brividi, miei cari. Perché? Perché? Perché allora siamo nel 66 e qui si racconta una storia di una donna che dopo una notte d'amore decide lei di liberarsi dell'uomo. Quindi siamo in piena epoca moderna. Quindi, e allora dobbiamo vedere anche una cosa, dobbiamo vedere gli autori di questa canzone, perché allora Maurizio Costanzo, Ghigo De Chiara, e ad arrangiare tutto questo c'è un signore che si chiama Ennio Morricone. Allora, Ennio Morricone che fa? Va a Marsiglia, ma la prendi lontano, no, la prendo giusta. Va a Marsiglia e scopre, vedi Massimiliano che mi fa di sì, scopre che la sirena della polizia, sì? Ma dove stai arrivando? È monotonale in Italia. E invece lì? A Marsiglia è bitonale. Papa, se telefonando. Sono due note che lui poi ha utilizzato anche in Mission. Quindi provate a immaginare la grandezza di questi personaggi che hanno inventato su due note una melodia del genere. Detto tra noi, questa è la canzone che io preferisco in senso assoluto della musica leggera italiana. Ecco Maurizio Costanzo, giovanissimo in radio. Ecco Ennio Morricone, giovanissimo al tempo in cui sceneggiavano questa canzone. C'è una frase, Costanzo dice, con timore va giù da Mina e dice che aveva 25 anni, dice guarda, dovresti cambiare però questa frase. Poi di colpo all'improvviso la tua mano, dice Costanzo, sulla mia, no, meglio le tue mani sulle mie, c'è meno equivoco. Quindi anche il gusto di capire bene le parole e di saperle rappresentare. Facciamo un passo indietro, 1964, al Festival di Sanremo si presentano due signori che sono Jim Pitney e Fausto Cigliano. E la canzone è Se domani, e noi la sentiamo minimamente ascoltata, prima l'ascoltiamo da Fausto Cigliano e da Mina, perché la canzone si presenta a Sanremo e non piace alla critica. Dice, ma no, insomma, è troppo raffinata, è troppo... Io dico sempre con Battiato, mettiamoli in pensione i direttori artistici e gli addetti alla cultura, perché fanno dei guai seri. Sentiamo un momento e poi vi racconto che cosa è successo, anche questa è leggenda. Sentiamo. Se domani, sottolineo se, all'improvviso perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo te. E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo sentissi stanco di me. La critica diceva, ma che cos'è questa canzone che mette se domani, se tu si e sottolineo se, ma quando mai, ma che vuol dire, vedete l'abbiamo pure rimessa. E invece si deve alla genialità di un signore che mi piace ricordare, che si chiama Giorgio Calabrese, che vediamo in fotografia. Noi parliamo sempre degli interpreti, Massimiliano è legatissimo a Calabrese come lo sono stato io, di Genova, ha inventato la scuola genovese. Calabrese è la persona con la barba, accanto c'è un giovanissimo Gianni Morandi. Buona parte dei successi internazionali si devono a questo signore. Ricordiamo quindi Calabrese, ricordiamo Costanzo, ricordiamo la bravura di Mina, che non a caso Canfora gli ha dedicato una canzone che è senza melodia, che si chiama Brava. Non amo gli aggettivi, brava può chiudere molto bene quello che ho detto fino adesso di Mina. E allora Massimiliano, Lady Gaga aliena, Mina aliena. Lady Gaga, Madonna, hanno un po' copiato da Mina. No, ma sai, si sono ispirate. Tu prima dicevi quel momento in cui lei è passata da essere personaggio televisivo a parlare di sé come immagine solo attraverso i dischi. E si è messa la barba, è diventata un culturista, paperina, cioè, no? Questo tipo di lavoro sulla sua immagine lei l'ha fatto 20 anni prima di Madonna e 30 prima di Lady Gaga, che si sono anche ispirate, ma questa è la cosa bella, no? Quando c'è qualcuno che trova un'idea forte e che poi viene anche seguita, citata. Ma quando succede tu te ne accorgi e la chiami?
No, so che ha chiamato Lady Gaga, gli hanno fatto vedere le cose di Mina e hanno detto, ma sai che lo faceva 30 anni prima di te? È impazzita, ma è una grande artista Lady Gaga. E adesso per una delle due le devi tritare. No, le tengo, tutte e due, assolutamente. Assolutamente, Lady Gaga non si può tritare. E anche tua mamma ha fatto delle canzoni provocanti. Lei ha fatto, non è una cantante, è tante cantanti. Una mamma però. Quello è un'altra cosa, non è un lavoro. Ti odio, poi ti amo, poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo. Non lasciarmi mai più. Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Due braccia. La moda sa anche che tua mamma, la sua canzone è diventata protagonista per una maison importante italiana che si è ispirata proprio a, all'ancora sì, sì, di tua mamma. Hanno ripreso ancora, 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 sì. Sei stato invitato a quella sfilata? Ma io comunque non ci sarei andato perché mi annoio terribilmente. Per cui... Massimiliano, viva, viva la sincerità di Massimiliano Pani! Non ci sarei andato comunque anche se... Ecco, tua mamma ti sei mai annoiato? No, perché è una delle persone più intelligenti, sorprendenti, che ti spiazza, che abbia mai conosciuto, questo in assoluto. Cioè, mio papà, che era, amava essere sgradevole nelle interviste, questo è un vezzo che lui aveva, quando gli hanno detto, ah, ma lei ha lavorato con tutti i più grandi registi, Visconti, Strehler, Trionfo, eccetera, più grandi attori, e lui diceva sempre, io ho lavorato solo con due grandi, che sono Carmelo Bene e Mina. Tutti gli altri non sono dei grandi. La diceva pesante, però è vero, cioè lei ha una visione delle cose che è proprio di qualcuno che ha una marcia in più, non c'è dubbio. Per cui, anche se si parla poco, quando lei dice una cosa ha un peso, è molto interessante il suo punto di vista. Quindi come mamma tu non hai mai, cioè, non hai mai criticato nulla. Ieri, ad esempio, con Licia Colone parlavamo e raccontava di sua figlia, e quindi penso anche alla mia di figlia, comunque i figli sono sempre, non cattivi, però le cose le dicono, le pensano. Con tua mamma non c'è mai stato un momento di critica nei suoi confronti? Ma guarda, io ho avuto anche questa meravigliosa esperienza di imparare il mio lavoro da lei, quindi non questa essere figlio di Mina, certo, ma imparare a fare il musicista da Mina, che è tutta un'altra cosa ed è l'espressione poi di un trasferimento di tutta una cultura musicale che lei ha. Lei è prima una musicista e poi una cantante. E di conseguenza non ho mai avuto conflitti proprio perché era affascinante cercare di fare il mio lavoro seguendo uno che avesse una visione comunque geniale come lei. Ma sei anche un figlio d'oro, questa cosa è bellissima. No, ma adesso però sto parlandoti sì, della parte invece del lavoro. Poi umanamente noi ci assomigliamo come carattere, quindi facciamo... Difficilmente abbiamo conflitto, ma quello è la genetica, a volte succede. È no? Una che gran fortuna questa, tu hai due figli, lo sai. Sì, ma infatti la genetica entra molto in questa cosa, no? Per cui tu puoi avere un rapporto molto sereno o molto difficile, benché ci sia tutto l'amore del mondo, a volte non è neanche colpa tua. Nel mio caso, ti devo dire, con mio papà era facile fare quello che voleva lui, mettersi nel suo mondo. Con mia mamma il suo mondo è il mio mondo intellettualmente, quindi pur essendo lei un altro livello, però io comunque mi trovo in quello che lei pensa o che lei ascolta, guarda, fa, cosa. Legge. Bella. Mi ha trasferito molte cose che sono state un arricchimento bello enorme. Bello poter avere un rapporto sereno con la propria mamma da sempre. E allora a questo punto io ti chiedo, nella tua vita a un certo punto
arrivo allo studio televisivo, non cercato, ma quasi ti hanno cercato, e poi però allo studio di registrazione. Quindi sono un po' le tue due vite, un po' il passato, un po' il presente. Sì, presente, sono proprio qua adesso. Sì, quindi cosa devo fare? Non lo so qual è stata la tua volta buona, se quando hai cominciato a lavorare in televisione anche come conduttore. Guarda, quasi per caso poi. Ti devo dire, io ero a Domenica In con gli Audio 2 e Michele Di Lernia, che è lì, che è stato lo storico discografico della EMI, mi disse, guarda che Brando Giordani, che era il direttore di Rai 1, vuole assolutamente tu faccia un provino che è nello studio a fianco. Ho detto, ma Michele, io... Ma cosa vogliono da me? Cioè, faccio un altro lavoro. No, devi fare, se no ci cacciano. Lo devi fare se non ci cacciano, cioè proprio la frase io, giusta per andare. Così come sono qui oggi per ossequiare Michele Di Lernia, questa è la verità, anche allora feci queste due parole, che poi erano due parole alla camera, sì. E loro mi dissero, guarda, io cerco una persona come te che parla l'italiano, educato, civile. Ho detto, vabbè, allora in quel momento non stavo facendo dischi, ho detto, va bene, dai, proviamo. E ho fatto un po' di cose che erano quasi tutte in diretta, quindi... Quello è stato anche abbastanza interessante, perché è più una scuola. Ti sei divertito? A volte sì, a volte sì. Altre volte? Altre volte non l'ho fatto e quindi... E quindi abbiamo risolto. Sono potuto tornare a fare i dischi e quindi... Ti vediamo come conduttore. Signore e signori, buonasera e benvenuti a Europa Mon Amour. Questa sera avremo 15 paesi, cioè i 15 paesi dell'Unione Europea, che saranno rappresentati da uno o più artisti su questo palcoscenico. E esibendosi questi artisti daranno un po' della loro anima e daranno un po' di quello che è anche, se vuoi, un po' la loro cultura attraverso la loro arte. Non ti voglio ingannare per non farti soffrire, non illuderti. E sembra la pubblicità di uno shampoo, ma non lo è. No, sei troppo shampoo critico. Volume, ma bellissimo, i capelli tutti così. È la prima cosa che ha detto appena si è rivisto. Sì, sì, infatti sembra... Usate, invece no. Ma se vuoi la puoi fare mentre ti guardi, No, vedi, adesso mi sono caduti i capelli, ma dai 2 centimetri in giù. Per fortuna. Ti quindi piace rivederti? Devo decidere. Devi decidere tu. No, studio di registrazione tutta la vita. Questo è il mio lavoro, questa è una cosa che ho fatto cercando di fare del mio meglio, ma non è il mio lavoro. Però aspetta, potrei convincerti a tenere il studio televisivo con Supereroi? Va bene. Io lo tengo, poi dopo vedo. Non so se lo convinco, comunque è un programma suo, con Mollica, e avete intervistato davvero i grandi della musica italiana. Guarda chi c'è. Tu hai scritto talmente tante canzoni che sembri un canzoniere vivente. Come sono arrivate le prime richieste di canzoni? È una cosa che un po' ti riguarda. Non le voleva nessuno, ma nessuno. Ma incredibile. Cioè, finché un giorno Mina ha preso due canzoni e le ha registrate. Una Roma fantastica, mi ricordo. C'erano questi ragazzi romani che dicevano «So bello bullo, ballo bene, andiamo al Piper». E io mi divertivo perché poi ovviamente io avevo un accento invece tutt'altro che romano. La mamma toscana, papà siciliano, e suonava la tromba. È per quello che lui mi ha insegnato quando avevo 7-8 anni. Io c'ero. Io c'ero perché mio padre fece la più grande gesto che un genitore può fare nei confronti del figlio. Lui tirò fuori due biglietti e mi disse: c'è un evento che non dobbiamo perdere perché entrerà nella storia, mi disse. E cos'è? Ho preso due biglietti per i Beatles e in quel momento l'ho abbracciato. Io pensavo che fosse più per i Rolling Stones, invece no, Beatles. Se mi dai la possibilità di parlare di Vincenzo Mollica... Certo, io voglio sapere come nasce questa coppia. Allora, intanto due che si chiamano Pani e Mollica, prima o poi... Ovviamente c'è un problema di glutine, però l'abbiamo superato. Vabbè. Per me è stato un onore lavorare con Vincenzo, perché lui ha sempre stato... Lui è stato il giornalista dello spettacolo per 35 anni. L'unica cosa che ha fatto con qualcun altro sono queste interviste. Però lui è un personaggio strepitoso, uomo di grandissima cultura, amato dagli artisti del cinema, della musica, del fumetto. È autore a sua volta, perché lui disegna e scrive libri. Cioè, lui è veramente
una persona meravigliosa che la RAI ha avuto come sua punta di diamante. Poi alla fine tutti i servizi di RAI 1 che parlavano di grandi film o di grandi Vincenzo dischi Mollica. O di concerti o anche di libri, volevano tutti gli artisti Mollica, erano loro che chiedevano, però l'intervista me la fa Mollica. E adesso lui fa delle cose con il suo Instagram, sempre lucidissime, sempre intelligenti, insomma è veramente il numero uno. Quindi sono riuscita a non farti tritare il studio televisivo, comunque lo triti? No, lo tengo in onore di Vincenzo Mollica. Uno dei due allora, registrazione? Oh, allora siccome... me lo mettiamo in crisi. Siccome devo, dai, dammi studio televisivo. Vai. E alla conduzione? Non a Mollica. No, per no, carità. Questa è andata e l'ha messa Mollica... anche al contrario, eh? Non riesce a farlo vedere, non riesce a farlo vedere. No. Vincenzo Mollica è, ti dico, è stato forse il più bravo a interpretare quel ruolo lì, dopo Lello Bersani, no? E credo che oggi non ci sia nessuno di giornalisti dello spettacolo che fa quello che fa lui. Lui aveva la capacità di leggere dentro il prodotto, che fosse un film o un disco, trovava le chiavi, le tirava fuori, sapeva fare trovare un rapporto con l'artista personale, tant'è che poi che arrivasse in Italia un grande americano o un grande artista dalle altre parti del mondo, volevano Vincenzo Mollica. Ma sì, perché sapevano che lui conosceva il loro lavoro, lui sapeva essere accogliente, però sempre intelligente, preciso. È stato bello quindi lavorare con lui? No, bellissimo. Noi, e il tuo supereroe preferito, visto che il programma si chiama così? Il programma aveva questa chiave carina, che noi intervistavamo grandi personaggi chiedendo a loro chi fosse il loro supereroe da ragazzi, no? Per esempio, tuo? Ivano Fossati. Oh. Infatti ho avuto, devo dirti, io mi comprai proprio con i soldini della paghetta il disco. La paghetta data da mamma? La paghetta che mi dava mio nonno. Ah. La voce, La casa del serpente di Ivano Fossati. Ed ero piccolo, avrò avuto 11 anni, 12 anni, e adorai quel disco e da lì in avanti l'ho sempre seguito. Poi ho avuto l'occasione non solo di intervistarlo, ma anche di lavorare per il disco Mina Fossati, dove lui ha scritto delle cose meravigliose. Secondo me lui è l'altro unico gigante della canzone italiana come autore. Invece la canzone preferita di tua mamma, che ti piace di più? Non te lo so dire, perché in verità sai, lei non canta... ce n'è una per te, cioè che piace proprio a te, la tua preferita? A me piace tantissimo un pezzo di Bruno Canfora che è fortissimo. Bruno Canfora ha scritto per la televisione delle sigle e faceva quello che gli chiedevano, quindi c'è bisogno di un pezzo. Adesso poi qui ritorniamo a Salvadori, però perché la palla andrebbe, però ha scritto delle sigle strepitose, no? Quindi Rocky Roberts, Stasera mi butto per Rita Pavone, ha scritto 2-3 successi incredibili e via così negli anni. Tra questi pezzi che ha scritto per la televisione, fortissimo, è una canzone ispiratissima che ha cantato anche mia mamma. Anche se la mia preferita è di qualità Tintarella di Luna. La riascoltiamo. Beh quella sì, mi piace. È un'epoca. È divertente, sì, esatto. Massimiliano, grazie per questa bella chiacchierata. Grazie a te. Buon rientro, non so se in Svizzera o in Toscana, visto che ti dividi tra le... Comunque lascio la città eterna oggi. Ti fa piacere tornare, eh? Madonna, adoro Roma. Roma è veramente la città più bella del mondo, non c'è dubbio. Con tutte le contraddizioni, ma è la più bella. Devi portare i tuoi nipotini al Colosseo. Assolutamente, non solo al Colosseo. Mi raccomando, che quella cosa Roma mi ha molto colpito. Roma ha delle cose meravigliose che vanno viste assolutamente. Grazie, grazie davvero di questa bella...